Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare il bind delle riceventi FR Sky Slim e Slim Plus. In questo tutorial userò una Slim, ma il procedimento è identico anche per la Slim Plus. Per bindare radio e ricevente è necessario che tutte e due abbiano lo stesso firmware. Per la serie R9 consiglio il firmware Flex. In descrizione trovate i miei tutorial su come installare questo firmware sia su modulo che nella ricevente. Per le procedure di bind è necessario alimentare la ricevente. La maggior parte dei flight controller riesce ad alimentarla direttamente da USB, ma per alcune è necessario collegare la batteria. In questo caso assicuratevi di rimuovere le eliche prima di iniziare la procedura. Clicchiamo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Per prima cosa ricordiamoci di disabilitare il modulo interno, altrimenti non possiamo usare la telemetria della ricevente. In External RF selezioniamo R9M. Per quanto riguarda la frequenza possiamo scegliere tra 868 MHz, quindi LBT, o 915 MHz, quindi FCC. Sulle riceventi non c'è bisogno di cambiare nulla. Il firmware che abbiamo installato va bene sia per la versione europea che internazionale. Ora scendiamo e in Failsafe scegliamo No Pulse. Per quanto riguarda i multirotori è il Flight Controller a occuparsi del Failsafe. Tuttavia, per sicurezza e per rimuovere l'allarme all'accensione della radio, impostiamo il failsafe in questo modo. Ora ci posizioniamo su BND e premiamo Enter. Dopo scegliamo canale 1.8 Telemetrion e premiamo Enter. Sentirete questo suono. Premiamo il tasto failsafe del ricevitore. Per comodità potete usare una molletta o la terza mano. Colleghiamo il flight controller alla USB per alimentare la ricevente. Quindi rilasciamo il tasto failsafe e clicchiamo Enter sulla Taranis. Adesso scolleghiamo il cavo USB e lo ricolleghiamo. Come vedete il LED è diventato verde, questo significa che il ricevitore è correttamente bindato. Come abbiamo detto, il firmware flex della ricevente è unico per 868 e 915 MHz. Tuttavia, se abbiamo fatto il bind con una frequenza e poi vogliamo usare l'altra, dovremo eseguire di nuovo il bind. Questo era il mio tutorial su come fare il bind delle riceventi FR Sky Slim e Slim Plus. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.